Ciao a tutti i caciotti, benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft Ita. Oh shit. Oh shit. Quattordici pigmen. Qualcosa mi dice che se mi avvicino sono fottuto. In realtà l'episodio ieri è uscito da mezz'ora, dopo, cioè in questo momento è uscito da mezz'ora l'episodio. Oh, eccolo. Questo grandissimo figlio di puttana. Però è passata mezz'ora e siamo quasi a 3000 like, quindi penso che ci arriveremo senza ombra di dubbio. Come here, you little bro. Come here. Boia, quante robe. Come here, little bro. Come here. I know you wanna hit me. I know you wanna. È inutile che ti abbai. Che poi non capisco perché abbai, se è un porco. Too fucking easy. Oh. Ok, ok, può bastare, scappa, scappa, scappa. Too easy. Too easy. Guarda quanto oro, guarda quanto oro ho preso. Quasi quasi. Sto facendo un pensierino. Sto facendo un pensierino. Se mi prendo una spada con looting, cioè io qua divento ricco d'oro. Cioè guarda quanto oro ho preso ammazzando quei pochi cosi. 4 lingotti. E 3 spade d'oro. Peccato che le spade d'oro ancora non si possano ritrasformare. Perché se vi ricordate c'era una mod che ti consentiva di trasformare le cose nei lingotti che te l'hanno fatto. Però mi sa che non sarà breve. Ah, ce l'ha ancora con me? Ce l'ha ancora con me. Ecco, per evitare che ce l'abbiano ancora con me, devo andarmene via per una trentina. Oh no! Oh no, quarantina di secondi. Facciamo anche minuti. Sì. C'è a dire che questa spada è potente. Cos'è un sharpness 5, voglio dire. Sapevate che sarebbe andata così. Insomma, chi di voi pensava che io sarei morto? Dai, dai, dai. Non dite le bugie, non dite le bugie, dai. Ecco. Ora spero che non mi rintracci da là in fondo. E infatti me ne sarò qui un pochino. Per illustrazione, no? Nessun modo. Bene. Comunque ricontrollato e boia. Cioè siamo arrivati a 9000 tre episodi fa. Quello di ieri. Beh, quello di ieri non lo so perché effettivamente è uscito mezz'ora fa. Però siamo già tipo a 3000 like. Quindi boia ragazzi. Siete delle bestie siete. Nel senso buono. Nel senso buono. Sono qui che salterello aspettando il secondo round. Sono qui che salterello che aspetto il secondo round. Perché quei pigmen in effetti erano pochini. Mi aspettavo che facessero un bordello in, un sacco di bordello in più. Ma in realtà è stato relativamente semplice. Quindi vediamo se riusciamo a costruire un po' più di qua. Quante contiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Però quelli lontani non contano. Bene. Perché lo sto facendo? Ma perché so che voi volete che io muoia. Quindi ecco, cerchiamo di farlo succedere. Che ne dite? Che ne dite? Che ne dite, eh? Mi sa che possono essere abbastanza. Scappa. Come on. No, da dietro no. Sto grandissimo figlio. Oh, oh, oh. Eh no. Shit. Fortuna che ho dormito qui. Quindi io prendo tutto e continuiamo a uccidere sti cani bastardi, luri di vacche. Boia la gna gna. Ok, c'ho il cibo, c'ho l'enderpearl. Ho perso metà armatura.
Ma che mi importa, giusto? Giusto un corno. Ah, you little motherfucker! Come at me, bro, come at me! Porco. Surreal power. Say my name. Vaffanculo. Ora come cazzo dipendo quelle robe? Merda. Prendo l'ascia. Ma c'ho l'ascia di merda. Va bene. Fa più danno questa o una spada? Questa, perfetto. I'm gonna kill you all. Come at me, bro. Come at me. Andiamo, con un'accetta ti uccido. Orco. Piglia roba e scappa, piglia roba e scappa, piglia roba e scappa, piglia roba importante e scappa. La spada. Spero che non ne scenda nessuno. Ho preso il cibo, ho preso tutto. L'esperienza, chi se ne frega? Ok, sono morto 2 volte. Siete contenti? Mi sa di no. Ah, sai, siamo della zona di prima, volta uccido. Guarda, guarda. Trick, trick. Trick e ballacche. Oh, merda, quanta gente c'è. Trick e ballacche. Boom! Come at me, bro! Come at me! Ma vaffanculo. No, è che pensi che... ma allora è proprio una cosa personale, eh? Allora, però, eh? E allora, cafone bastardo. Ce l'hanno con me, vero? Ok, sono rimasti bloccati. L'Ender, poi sai quando cazzo me ne frega, lasciamo lì. No, non voglio lasciarlo lì. Ah, shit! Ti killo. Ho perso tutto l'oro. Mi sa che ne avevo un bel po'. Vabbè, ma ho una fame di pigmeo, che cazzo me ne frega. Allora, ho perso l'elmetto d'oro, pantaloni di diamante, basta. Beh, dai, neanche male. Contenti ora? Contenti? Lo so che siete contenti, sì, lo so. Dai, altri 10.000. No, 10.000 like, non è possibile. Ho fatto un salto a casa e ho preso slime ball. Ho preso anche del nether quartz perché ci sono dei comparator, ci serviranno. Ok, ho della cobblestone, quindi posso fare la fornace. Qua c'era un po' di cobblestone per fare i comparator. Ferro ce l'ho. Avevo anche 2 hopper nella cesta, quindi li ho presi. Allora prendiamo questi 6 pistoni. Allora, spero che non siano più incazzati con me i tizi. Non dovrebbero. In caso preparo la spada. Guarda tutto l'oro. Ce l'hai con me? No, bene. 32 pezzi d'oro. Madonna, questo looting. Madonna. Sai cosa? Ho avuto brutte esperienze in passato con il cactus. Per in passato intendo nella scorsa stagione, se non sbaglio. Ero nel deserto. Sapete che ogni tanto a me scappa di premere Q. E quando premo Q, se c'è un cactus nelle vicinanze, tendo a perdere l'oggetto in questione. E se mi cade la spada, il piccone o qualcosa. Insomma, mi incazzo facilmente, ok? Mi incazzo facilmente. Allora, posizioniamo queste cose. Così. Ti dispiace. Ok. Ok. E ok. Tutto bello, tutto fresco. Ok, molto bene. Ora posso anche procedere e chiudere il tutto, perché sono morto abbastanza volte, direi. E forse non avrò abbastanza. Ma sai cosa? Usiamo il legno. Stiamo usiamo il legno, tanto non c'è nessun fuoco coinvolto nessun modo, si spera. Un po' qua, se far così. Mi mancano 3, 6, mancano 6 cose. Ne ho prendi un attimo. Ok, c'ho anche l'accetta con me. Allora, avevo già accennato nello scorso episodio cosa userò per fare il clock.
Metterò questi due hopper che ho in mano per creare un vero e proprio clock, un clock che poi deciderò io quanto durerà a seconda di quanti item ci metterò dentro. E gli item passando da un hopper all'altro, praticamente quando tutti gli item passano dall'altra parte, questa è una caverna che potrete tenermi per un prossimo episodio, eh sì, proprio sì, quando passano tutti dall'altra parte un hopper rimane vuoto, e quando rimane vuoto vuol dire che non invia più un segnale, roba del genere, e noi giocheremo su questo fatto del segnale non segnale per inviare gli impulsi a questi pistoni. E questi pistoni cosa faranno? Semplicemente tanto male ai pigmen. Me manca uno. Ok. Quindi ora se uccido questi restanti non dovrei avere problemi, ma non lo farò perché se muoio un po' un casino. Ora ho un po' più di roba nell'inventario. Se perdo anche sta roba mi incazzo un po'. Ok, allora. Ho bisogno di una piattaforma, ma si facciamo tutto in legno. Ok, per cercare di farvi capire al meglio, e anche per capirlo meglio io, ho cercato di creare il timer che andremo ad utilizzare qua in creativa. Allora, abbiamo due sticky piston, quindi non prendere altri due slime, se ci troviamo bene questo. Due hopper, dentro ci ho messo una decina, dodicina di robe. Praticamente abbiamo sto redstone block che si sposta, e quando un hopper è attivato dalla redstone, praticamente, come si dice, è bloccato, non può mandare roba. E in questo modo, quando un hopper c'è sopra la roba, può solo accettare. E potendo solo accettare, giochiamo con questi comparator per far muovere questo sistema di pistoni e blocco di redstone. Quando torna di qua, questo comparator lo mandiamo a questa linea di ripetitori, sorry, repeaters, mi sfuggiva la parola in inglese, questi ripetitori che diciamo tengono un po' in stallo la roba, altrimenti succederebbe questo. Invece così riusciamo a farlo per bene. Più item ci metto dentro, ovviamente più dura il timer. Però non so se dobbiamo farlo che duri molto o che duri poco. Perché poi da questo comparatore, noi faremo uscire una linea che poi andrà ad attivare i vari cosi. Quindi non so se userò altri repeater, probabilmente userò tipo delle torce con dei ripetitori. Insomma, sarà più o meno così. Soffocamento, soffocamento, pausa. Soffocamento, 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 soffocamento. Ancora, 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 ancora. Per tutto il tempo dei redstone qua. Ora ne leverò un bel po'. Teniamo tipo una decina. Ecco, vediamo come andrebbe così. Soffoca, 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 soffoca. Dai. Passano gli item. Entrano nuovi mob. Soffoca, 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 soffoca. E poi gli item nel frattempo starebbero nello spazio qua sopra. Perché questo è alto 3, mi pare. Quindi qua ci sarebbe l'acqua che arriva da qua. L'acqua che arriva da di qua. E i mob sarebbero chiusi qua dentro in uno spazio uno per uno. Quindi non so, magari mi conviene abbassare un po' il tutto. Comunque, questo è il clock. E potremmo usare questo o fare un bordello con sti robi, con i repeater. Però mi sa che conviene molto più questo. Perché ci dà la possibilità di avere un momento di pausa in cui gli item possono passare, e un momento di strangolamento a bestia 1-1 in cui i pigmen muoiono malamente, proprio di cattiveria pura. Una cosa cattivissima che davvero non saprei come, cioè non saprei manco come descriverla, quanto è cattiva. Capite? Bene. Ok, ho abbassato tutto di un livello, ho abbassato anche i pistoni. Così dovrebbe andare meglio, così evito che si ingrumino tutti là sopra.
Volevo dire un attimo una cosa. Ieri ho scritto sulla pagina Facebook, che tra l'altro trovate in descrizione, un piccolo pensiero che ho fatto. Stavo girando per YouTube, pensando di quanto tempo spreco su Facebook, però vabbè, pensando a quanto tempo spreco su Facebook, e mi sono imbattuto in alcune canzoni che io, cioè, io queste canzoni dicevo, ma sì, ma cioè, sono uscite. Cioè, mi ricordo come ieri, se so la loro uscita. E invece, tipo, sono usciti 2 anni fa, 4 anni fa, eppure io mi ricordo proprio. Mi ricordo i giri in macchina, queste canzoni che dicevano, ed ecco la top 10, e partivano queste canzoni. Quindi, tipo, Gangnam Style è uscito nel 2012. Sì, potete sentirvi vecchi, vi autorizzo, tranquilli, sentitevi vecchi, guarda come te lo dico. Ah. Lo so. Allora, c'è una cosa di questo tipo. Allora, mettiamo qua questo. E qua questo. Quindi qua ci metterò i due. Comparator, i due comparatori. Qua sopra ci vanno le due cose che non ho. Madonna, che casino, eh. Guarda, vi ammazzo a mano piuttosto. No, sul serio, vi ammazzo a mano. Grazie. No, sai com'è. Già mi incazza con il gas, figurati tutti sti rumori. No, basta. No, ne metto dappertutto. No, non mi frega un cazzo, perché mi sono stronzi. Sti cani bastardi. Ok, allora, stavo dicendo. Legno, che ora non ho per fare i pistoni, perfetto. Quindi qua sopra ci metto tutto. Sto mettendo le piattaforme. Quindi questo va qua. Quindi qui è dove metterei il blocco. Quindi qui 1, 2, 3. Non so bene quanti ne metto. Farei tipo così. Dato che qui c'è il pistone, una cosa così. Ok, questa dovrebbe essere la struttura. La redstone ce l'ho, ok, crafto le cose necessarie e vado a prendere anche le due slime ball in più perché non ce l'ho, non ce l'ho proprio, qua non ce l'ho. Ok, sto aspettando che finisca di cuocere la roba, intanto qua metto i tocchi finali. Qua dovrebbe bastare, qua parti là, perfetto. Una torcia ce la metto perché fa sempre comodo, perché sono comunque blocchi in cui può spawnare la gente finché non ci metto sopra redstone, roba varia. Anche se penso che la gente ci possa spawnare sopra anche con la redstone, tra l'altro. Comunque, qua ho messo. Bum 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 bum. Ok, allora arriva qui. Questo lo facciamo così. Oh, sinceramente non mi ricordo se mettere qualcosa sotto. Attivi, no, non attiva. Allora lo facciamo arrivare direttamente. Ci riuscirò con così poco spazio? Lo scopriremo nella prossima. No. Allora, se questo metto così, posso farlo così. Sì, penso di riuscirci. Sento dei rumori però. Wait a moment. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finito il resto. Ma che bello, ma che bello. Ok, scusate, sti versi non lo so perché mi escono. Non lo so. Ok. Stavo cuocendo un po' di cobblestone. 3, 6, 9. No, non mi basta questa cosa, devo farne altra.
Ciao signor Endermoon. Facciamo un'altra 16. 2. Ok, tiriamo fuori un po' di cobblestone. Spero di non usarla tutta. Non dovrei. Un po' di legno. Allora, ci facciamo un po' di queste, che ne dici? Così riesco a fare 4 repeater. Ok, più legno. Comunque dovrei essere a posto, dovrei solo magari aggiustare il timing, però praticamente possiamo considerarla finita. Poi pulirò tutti i tunnel dei pigmen attivando i pistoni manualmente e ci metterò sotto i cosi. Per cosi intendo gli hopper. Perché se c'è una cesta? Perché sono un coglione. Facciamone altri e basta. Quanti me ne servono? Ne ho 4, me ne servono 1, 2, 3, 6. Sì, forse così può bastare. Quindi mi servono altri 8. Ah, sto crafting. 8. 4. 4. Sì, penso possa bastare. Li porto con me, giusto un altro po' di redstone in caso. Anzi, me la tengo addosso redstone perché dopo ho paura di dimenticarmela qua. Allora, andiamo qua. Finali. Questo va così. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mettiamo tutto a 3. Direi che questo è un bello screenshot. Beh, direi che siamo a posto. Ora, come vi dicevo, attiverò manualmente qua tutti questi. Così una volta morti tutti non avrò problemi di altri pigmen che ne entrano. Che entrano perché sarà bloccato. E potrò fare questo. Qua sotto andrò a metterci tanti hopper. 6 per la precisione. E in questo modo saremo a posto. Sai che vi dico? Ve lo faccio vedere. Questo episodio dovrebbe essere finito ormai già da qualche minuto, però ve lo faccio vedere lo stesso. Ora lo completo e vi faccio vedere un po' l'efficienza in qualche minuto. Ok, fatto tutto. Non è molto lontano da tutto il sistema, quindi sarà un po' rumoroso, ma non ho abbastanza ferro per farlo al momento, quindi lasciamo entrare un po' di gente. Proviamo a dare un'occhiata da qua sopra. C'è un po' di gente che sta aspettando di entrare. Oh, cadi o non cadi? Grazie. Ecco, merda. Bene. Sto FK un paio di minuti, vediamo quanto arriviamo. Nice. Pretty fucking nice. Anche se teoricamente dovrei stare AFK nel posto là sopra, perché teoricamente non è finita sta farm. Devo creare un posticino là sopra in cui stare. Cosa che ora farò. Anche se in effetti sono un bel po' di cose, quindi potrei farle nel prossimo episodio. Mi sa che farò così perché siamo ben oltre i 20 minuti. Quindi io vi ringrazio per la visione. Sarebbe fighissimo se anche in questo episodio riuscissimo ad arrivare a 6.000 mi piace. E vi saluto. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao tutti.